Così è stato accolto da alcuni neoborbonici arrivati da tutta Italia il principe Carlo di Borbone per la celebrazione dei 120 anni della morte di Francesco II, ultimo re delle due Sicilie. L'erede della casata ha salutato i suoi sostenitori e ricordato il ruolo importante del suo antenato, che si è dimostrato generoso nei confronti del popolo napoletano. Re Francesco è stato l'ultimo sovrano delle due Sicilie e rappresentava l'orgoglio del popolo meridionale ed è stato anche un re che quando andò in esilio fu praticamente il primo emigrante meridionale e lasciò tutto, anche i suoi beni personali, al popolo napoletano. Dunque siamo qui per ricordare questo re. E oggi è l'inizio della celebrazione del 120° anniversario della sua morte.